Particelle elementari. La scienza moderna ha cominciato a considerare l'idea dell'atomo come la più piccola parte dell'elemento chimico fin dal XIX secolo. Nel 1897, grazie al fisico inglese Joseph John Thomson, che stabilì che i raggi catodici erano formati da un flusso di minuscole particelle, fu scoperto un vettore elettronico di carica elettrica elementare negativa negli atomi. Nel 1900, il fondatore della fisica quantistica Max Planck ha avanzato l'ipotesi dell'esistenza del campo elettromagnetico del fotone. Nel 1905, Albert Einstein, sviluppando la teoria di Planck, ha postulato che la radiazione elettromagnetica, cioè la luce, non è altro che un flusso di singoli quanti, cioè fotoni. Nel periodo dal 1912 al 1915, Robert Millikan e nel 1922 Arthur Compton ricevettero prove sperimentali dirette dell'esistenza di fotone. Nel 1919 il fisico inglese Ernest Rutherford scoprì protone, la particella elementare con una carica positiva, come risultato della ricerca sulla scomposizione del nucleo. Nel 1930 il fisico svizzero Wolfgang Pauli postulò l'esistenza di una particella elementare che difficilmente interagisce con la materia. Già a metà degli anni 50, i fisici americani Frederick Kranz e Clyde Cowan confermarono sperimentalmente l'esistenza di una particella stabile, cioè neutrino. Nel 1932, il fisico inglese James Chadwick, nel suo studio sull'interazione delle particelle alfa con il berillio, scoprì la particella elementare neutrone, che fa parte del nucleo dell'atomo, ha la massa che è vicina al protone, ma non ha la carica elettrica. Tuttavia, nonostante la scoperta di un numero enorme di particelle diverse, nella scienza moderna rimangono ancora questioni irrisolte sulla descrizione della struttura interna del nucleo atomico. Dal 1930 a quasi l'inizio del 1950, la ricerca sulle particelle elementari è stata strettamente legata allo studio dei raggi cosmici. Dagli anni 50 ad oggi, gli acceleratori sono stati lo strumento principale per la ricerca fisica sulle particelle elementari. E l'argomento della ricerca sono le nuove particelle elementari, che nascono quando protoni ed elettroni accelerati entrano in collisione con la materia. Da allora è stato scoperto un numero enorme di particelle, molto diverse tra loro, e per gli scienziati è stata una varietà molto inaspettata delle loro proprietà, e hanno dovuto introdurre caratteristiche come la stranezza, il fascino e così via. È diventato chiaro che il mondo delle particelle elementari, con le sue leggi di comportamento e proprietà, è molto diverso dalle idee della fisica classica. Oggi, una delle scoperte più importanti nel campo della fisica delle particelle elementari è uno dei risultati ottenuti con l'acceleratore di particelle. Gli scienziati hanno trovato una particella presumibilmente simile al bosone di Higgs. In realtà, ciò che gli scienziati hanno scoperto non è il bosone di Higgs, ma queste stesse persone, senza rendersene conto, hanno fatto una scoperta davvero importante e hanno scoperto molto di più. Hanno scoperto sperimentalmente un fenomeno descritto nel libro di Allatra, a pagina 34, terzo paragrafo. Ora i fisici complicano solo le condizioni dell'osservazione esterna, ma non hanno ancora la capacità di osservare i processi più sottili e di comprendere le regolarità che si verificano all'interno del sistema del microcosmo. Dopotutto, nella società dei consumi, gli scienziati sono letteralmente costretti a sopravvivere e applicare il talento non per beneficio dell'umanità, ma per soddisfare le ambizioni di qualcuno, studiando la fisica solo entro i limiti dei concetti consentiti. Pertanto, la fisica moderna di alta energia in una società dei consumi può essere paragonata per lo spettatore ignorante, il suo finanziatore, a un'installazione impressionante che fa la frantumazione in pezzi di pietre grandi, chiamate particelle elementari. Ma schiacciando un simile conglomerato, è impossibile comprendere l'essenza della creazione dei granelli di sabbia.
Oggi molti fisici stanno cercando di tornare sperimentalmente al momento di origine, sulla retta via da cui i loro predecessori si sono allontanati. Essi comprendono che, a causa della situazione climatica sulla Terra, connessa con i naturali cambiamenti globali, per la sopravvivenza della civiltà umana sono necessari nuovi progressi qualitativi nella fisica, in particolare modi per ottenere energia gratuita indipendentemente dalle condizioni esterne e dalla disponibilità di risorse naturali. Avendo chiavi universali di conoscenza eccezionale, è possibile non solo aprire ampiamente le porte al mondo invisibile, ma anche entrare in esso e toccarne la fonte. Per comprendere le leggi dell'interazione del microcosmo, è necessaria una revisione radicale di molti concetti, una visione qualitativamente nuova nella fisica. La fisica primordiale all'ATRA non solo apre la prospettiva di una visione assolutamente diversa di fenomeni fisici nel microcosmo, ma ne delinea anche le basi fondamentali e la legge dell'interazione.